Ciao ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi voglio fare un video dove vi mostro tutti gli acquisti frutto appunto del mio shopping dell'ultimo periodo. E a dire il vero, alcuni sono acquisti un pochettino datati, nel senso che ho fatto shopping anche un mese e mezzo fa, ma non ho fatto nessun video haul dove vi mostravo che cosa avessi acquistato. E poi lo so, sono stata un pochettino birichina perché in uno dei miei ultimi video vlog avevo promesso che non avrei più fatto shopping per un mese e invece non sono riuscita a fare fede alla promessa, ho resistito solamente 2 settimane e poi ho ceduto clamorosamente. Quindi, visto che ho ripreso a spendere un pochettino, ne approfitto e vi faccio vedere che cosa ho trovato in giro nei vari negozi, perché secondo me ho trovato delle cosine davvero carine per questa stagione primaverile e quindi volevo condividere con voi questi acquisti e soprattutto darvi uno spunto se anche voi state cercando qualcosa di nuovo da mettere nell'armadio. Allora, comincio subito con gli acquisti che ho effettuato da questo negozio che si chiama Secret ed è un negozio di cui mi sentite parlare spesso perché comunque è qui nel mio paese a Bellaria, però è un negozio che ha anche la pagina Facebook, anche la pagina Instagram e spedisce in tutta Italia, quindi potete acquistare tranquillamente, potete stare sicure perché i venditori sono seri e quindi spediscono sempre, spediscono con il corriere, quindi non c'è pericolo che riceviate delle fregature. E vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Allora, ho acquistato 2 paia di jeans. Questo che vi faccio vedere adesso non l'ho acquistato negli ultimi giorni, ma lo avrò acquistato appunto un mesetto e mezzo fa. Ed è questo paio di jeans. Poi ve lo faccio vedere anche indossato, così riuscite a vedere meglio come vestono gli abiti. Ed è questo paio di jeans qua che ha cucite queste emoticon e sono veramente carini. E la particolarità è che hanno questi 2 mega strappi qui sulle cosce, poco prima del ginocchio, e poi sotto scendono ovviamente stretti con il risvoltino. Sono di un materiale abbastanza elasticizzato e il marchio è Dejami ed è un marchio italiano perché Secret, questo negozio, vende solamente marchi italiani. Vi consiglio di fare un giro nella loro pagina Facebook oppure su Instagram perché troverete un sacco di idee. Ci sono anche tanti capi da uomo e vi lascio giù nel box informazioni ovviamente i link per poter andare a visitare le loro pagine. Poi un jeans che invece ho acquistato proprio oggi e che cercavo da tempo, ma non lo trovavo come lo volevo io lo volevo il più semplice possibile e invece nei negozi magari li trovavo con troppi strappi oppure non mi piaceva come vestivano e invece da loro sono riuscita a trovare il modello perfetto che io cercavo. Sono in effetto proprio slim fit, nel senso che stanno addosso molto aderenti, ma è materiale elasticizzato, infatti non è un materiale di jeans ma è proprio tessuto, e sono questi pantaloni semplicissimi neri che io cercavo. Questi sono a vita alta ma li hanno anche a vita bassa, con uno strappettino proprio qui sul ginocchio, ma uno strappettino innocente come chiamo io perché non sono di quelli super mega strappati, e poi sotto scendono stretti così, e ovviamente anche questi sono da portare con risvoltino e rimangono un pochettino all'altezza delle caviglie. E io adoro questo tipo di jeans in questo periodo qui primaverile da portare per esempio con le Stan Smith o con le Superstar, una bella maglia sopra, ed è uno di quegli outfit sportivi da tutti i giorni che mi piace tantissimo e soprattutto mi fa stare comoda. Poi, sempre da loro, ho acquistato delle maxi maglie, di quelle che si portano anche lunghe, che fanno un pochettino da vestitino, quindi hanno una doppia vestibilità. Si possono portare sia con i leggings, ma si possono indossare anche durante l'estate, semplicemente come un vestitino con appunto magari le Stan Smith, le Superstar, oppure anche le... oddio, adesso mi sfugge il nome. Vabbè, appena mi viene in mente ve lo scrivo qua, adesso non mi ricordo. E ho acquistato questo qua che è tutto nero e questo qui è sempre della marca Dejami, manco farlo apposta. È tutto nero e sul fondo ha la particolarità di avere questa scritta qui oro, e fa un pochettino tamarra, un pochettino yo-yo col cappellino, però durante l'estate mi piace adottare un pochettino questo stile. Secondo me poi con le scarpe giuste, con gli accessori giusti, non risulta troppo pacchiano. Poi non ho nulla contro chi veste un po' pacchiano, un po' tamarro, ognuno ha il proprio stile, però è veramente carino, è di un tessuto anche abbastanza leggero, è proprio cotone e quindi lo vedo proprio l'ideale per le giornate estive in cui fa veramente tanto caldo.
caldo, vorremmo andare in giro vestiti nudi, ma ovviamente non si può. E questi secondo me sono un attimo compromesso, perché non dobbiamo stare ad impazzire che cosa metto sotto, che cosa metto di sopra, ah ma fa caldo con quello lì, ho troppo caldo, quello lì non sta bene con i jeans. Insomma, queste mega maglie, queste maxi maglie che fanno da vestitino secondo me sono l'ideale. E poi ne ho comprata anche un'altra tutta bianca che mi piace veramente tantissimo, forse un pochettino di più di quella nera, ed è questa qui, che ha la stessa forma, diciamo, lo stesso taglio dell'altra, con la scritta Kenzo qua davanti. E il bello di questi di queste maxi maglie è che gli potete anche risvoltare la manica, e questa qui, anche questa dietro è leggermente più lunga, mentre davanti è un pochettino più corta. E poi l'ultimo acquisto che ho fatto da Secret è questo vestitino, anche questa è una maxi maglia, mi piace, forse no, forse avrete capito, mi piace questo genere qua. È questo vestitino carinissimo con le maniche fatte così in tulle a pois. Io quando vedo tulle vado fuori di testa, quando vedo pois vado fuori di testa, quando li vedo tutti e due insieme non capisco più niente, quindi non posso fare a meno di acquistare la cosa in questione. E questo qui è tutto nero, così molto semplice, abbastanza pulito, e aveva queste spilline applicate che quando le ho visto ho detto no vabbè, questo qui è il mio vestitino, il vestito che mi rappresenta, perché ha la spilla a forma di rossetto, poi ha questa spilla con questo pompon qui carinissimo, e poi ha questa spillina con questa giacchettina stile Chanel con le perline. È veramente super carino e non vedo l'ora appunto di poterlo portare. Ormai le giornate sembrano propizie, anche se ogni tanto il tempo fa qualche scherzo, però ormai ci siamo quasi e non vedo l'ora di poter sfoggiare tutti questi miei vestitini. Poi sempre oggi ho fatto un giro da Calliope, perché con la Glam Card ogni tanto arrivano degli sconti riservati solamente a chi ha appunto la tessera, quindi io vi consiglio di farla, se mi ricordo bene è anche gratuita e spesso e volentieri ci sono degli sconti, e ne ho approfittato per acquistare delle t-shirt semplicissime. Siccome io me le divoro, ho bisogno sempre di t-shirt, ne compro sempre tantissime, cercavo alcune t-shirt basiche da mettere con i jeans per tutti i giorni, con le sneakers, con le scarpe da ginnastica, e quindi ho acquistato questa qui fatta così, aspettate che la tiro fuori dal sacchetto perché altrimenti non si vede, di questo colore qua, e questa, anche questa è una maxi t-shirt. Per quanto io non ami molto indossare vestiti che addosso vestono larghi perché vanno di moda, e le maxi maglie come queste non mi dispiacciono, perché magari le possiamo portare anche un pochettino che scendono di più sulla spalla, quando c'è gioco così con queste maglie così grosse mi piace indossarle, invece quando ci sono alcuni capi che sono proprio larghi, proprio grossi, ma qui e stanno appunto stretti, non mi piace, perché mi sembra appunto di essere una persona malata all'interno dei vestiti che si perde. Lo so che è brutto da dire, però essendo io molto magra e molto secca, non mi piace indossare dei vestiti che stanno troppo larghi addosso, perché quando guardo allo specchio non mi piace, mi fa un pochettino impressione, quindi opto sempre per qualcosa che mi stia abbastanza aderente. Però queste maglie qui sono carine, si possono indossare in diversi modi, quindi non danno tanto quelle effetto lì di cui vi ho parlato. E questa qui è fatta così, semplicissima, è di questo color panna mélangée, perché ha anche un po' di lavorazioni color grigio, e dietro semplicissima, però fa un pochettino la differenza questo dettaglio qui della cerniera della zip in acciaio. E poi ne ho presa un'altra uguale grigia. Questa qui è una taglia S, c'era anche la XS, forse di una delle due ho preso XS, non mi ricordo, o dell'altra maglia. Comunque questa qui è l'altra grigia, e queste sono maglie appunto che io porto tutti i giorni. Io vesto abbastanza casual per la vita di tutti i giorni, non sono una di quelle che se deve andare, non lo so, a fare delle visite, deve andare a fare la spesa, deve uscire per delle commissioni, si mette tutte in gingheri con i toppettini, con le giacchettine, no, assolutamente. Io più sto comoda e più sono libera e meglio sto, quindi vesto spesso con i jeans, con le maglie, le t-shirt, eccetera eccetera. E poi ne ho presa un'altra di questo colore qui, che è molto carino per spezzare un pochettino, poi in questa stagione secondo me sta bene,
E questa qui invece è una XS con il taschino davanti, questo è un pochettino un taglio da ragazzo, ricordano le t-shirt un pochettino più maschili, e però mi piace ogni tanto vestire con qualcosa che abbia un pochettino un taglio maschile, anche boyfriend jeans a me piacciono tanto e li uso veramente tanto. Un po' di tempo fa sono stata anche da H&M, a dire il vero da H&M c'entro si può dire quasi ogni volta, perché più che altro mi piace anche andare a sbirciare che cosa c'è, la maggior parte delle volte quando entro così per dire, ma sì, dai, do una sbirciatina, tanto non troverò niente, trovo invece un sacco di cose carine. Quando vado, perché dico, sicuramente lì da H&M quella cosa che sto cercando la posso trovare, non la trovo mai, è la volta buona che esco appunto a mani vuote, quindi questo è lo strano scherzo del destino quando si parla di H&M, perché è sempre così. E queste due giacche, ho comprato due giacche e le ho comprate anche queste un bel po' di tempo fa, io non so perché, quando vado alla ricerca magari di alcuni capi primaverili, li trovo già al mese di febbraio che ancora fa un freddo della miseria da H&M. Funziona un po' così, quindi bisogna andare sempre un pochettino prima della stagione per trovare i capi che state cercando, perché altrimenti quando andate, cioè se andate a Natale trovate già quelli di primavera, quindi tocca portarsi un pochettino, giocare un pochettino d'anticipo con H&M. E ho comprato queste due giacche, spolverini, adesso non so come chiamarli, che sono abbastanza leggeri, sono prettamente primaverili, non sono proprio leggeri leggeri perché comunque dentro vedete hanno anche la fodera, sono foderati, quindi fanno un pochettino più di spessore, però sono appunto primaverili con questa lavorazione qui che non so come si chiami, se, sinceramente non è boh, non lo so, non so come chiamarla. E visto che avevano un prezzo abbastanza irrisorio perché costavano 39,99 e ne ho visti di modelli simili in alcuni negozi che costavano il doppio se non di più, ne ho approfittato e li ho presi in due colori, questo qua che è un rosa cipria, un rosa confetto, ed è l'ideale in questa stagione dove ci sono diverse cerimonie come battesimi, le comunioni, le cresime. Sono l'ideale da mettere sopra appunto dei vestitini oppure sopra a dei completi. Quindi ho preso questa qui con il collo alla coreana e poi ho preso lo stesso identico modello ma anche nero, perché il rosa è abbastanza delicato, però non sempre si riesce ad abbinare con tutto quanto, mentre con il nero si va abbastanza colpo sicuro e quindi ne ho preso anche uno nero da poter abbinare molto più semplicemente, molto più facilmente. E la cosa bella che mi piace, alleluia, è che ha le tasche vere, perché nella maggior parte delle giacche e delle giacchette di H&M le tasche sono tutte finte, quindi non ci si può infilare dentro assolutamente niente. Ok ragazze, ci siamo, arriviamo all'ultimo negozio in cui sono stata, alla faccia di quella che non doveva fare più shopping. No, però molte di queste cose che vi ho mostrato adesso, ve l'ho già detto prima, le avevo acquistate ancora prima di fare quella specie di fioretto dove dicevo che non avrei acquistato più niente, quindi non vi spaventate. Un altro negozio dove sono stata di recente è Bob, è questo negozio qui, per chi è qui della zona di Rimini o di Cesenatico, insomma proprio qua di Bellaria, è un negozio che si trova a Bellaria vicino alla stazione, vicino alla ferrovia, più precisamente di fianco alla yogurteria Bel Bel, che è abbastanza famosa e riscuote abbastanza successo qua nei paraggi, oppure ce n'è anche uno ad Igea e mi pare che poi in altri posti come Cesenatico, Rimini non ci sia e ha della roba veramente carina. La prima cosa che ho preso è questa giacchina, giubbottino, non saprei nemmeno io come definirlo esattamente, è un capo a metà secondo me tra una felpina e una giacchina ed è fatta in questo modo, bianca, con sempre il collo alla coreana, ricorda un pochettino il taglio, la forma di alcuni giubbottini di pelle che vanno tantissimo, la forma ricorda proprio quella ed è carina perché è fatta così, in questa lavorazione, con questi pois in rilievo, e vedete che io dove vedo dei pois non capisco più niente, fatta così, mentre la manica invece rimane pulita bianca, ha un pochettino il taglio appunto da giubbotto in jeans, scusatemi, giubbotto di pelle stile biker, per farvi capire un attimino, ma poi ovviamente indossato riuscirete a capire meglio la forma che ha. E poi ho comprato un completo di cui mi sono innamorata, composto da una camicia e da una gonna che secondo me fanno proprio estate, un pochettino non lo so, alla moda, a capri, non so perché, ma quando ho visto questa camicia a righe così mi è venuto in mente alcuni di quei film estivi che facevano la TV dove c'era anche Enzo Iacchetti, non Enzo Iacchetti, la
l'altro, scusatemi, non mi ricordo, Ezio Greggio, Capri, quelle robe lì, non lo so, mi ricorda un pochettino i film di quell'epoca lì. Questa camicina che è veramente carinissima, ma che ho pagato veramente troppo, secondo me. Io ho sempre il brutto vizio di non guardare i prezzi dei vestiti, a volte li guardo, a volte non li guardo, e quando non li guardo arrivo in cassa e rimango un attimino così senza fiato, perché alcune cose costano. Questa camicia l'ho pagata 75 euro e mi sembra un pochettino eccessiva, un pochettino eccessivo come prezzo, per quanto possa essere bella, carina, fatta bene, può essere anche di un buon marchio che io sinceramente non conosco, si chiama Souvenir, però 75 euro, ragazzi, per una camicia, cioè, è contro appunto le mie teorie, perché spendere così tanto per dei vestiti non mi piace, però ormai ero già arrivata in cassa quando mi ha fatto il conto, non me la sentivo di dire no, costa troppo, non la voglio più. E poi insieme ho acquistato questa gonna che è veramente stupenda, ha la fascia qui elasticizzata, di questo color sabbia, color boh, non saprei come definirla, e anche la sua cinturina così marrone, ed è veramente una delizia. Ogni tanto a me piace vestire con queste gonne molto ampie di cotone, così leggero, vaporose durante l'estate, quindi vedete non indosso solo le maxi maglie da yo-yo, ma ogni tanto mi vesto anche un pochettino più da ragazza quasi trentenne, perché tra poco saranno 30 e quindi posso giocare a fare la ragazzina quanto voglio, però ogni tanto devo vestirmi un pochettino più da donna, con dell'abbigliamento un pochettino più consono alla mia età. Ovviamente sto scherzando, perché ognuno si può vestire come cavolo gli pare a qualsiasi età, e io sono una portatrice sana appunto di questa ideologia. E quindi, per quanto riguarda l'abbigliamento, ho concluso e direi appunto basta, che è il caso di fermarmi, perché di cosucce per la primavera barra quasi estate ne ho già acquistate, magari farò shopping più avanti quando sarà estate. Ok ragazze, io vi ho mostrato tutto quanto, spero che questo video vi sia piaciuto. Io ringrazio di nuovo tutte le ragazze che hanno guardato appunto gli ultimi video, sono contenta che vi siano piaciute tantissimo sia l'idea delle lezioni di inglese, grazie per tutti i commenti belli che avete scritto sotto il video, anche a Simone ha fatto piacere ricevere tutti questi commenti, tenetevi pronte perché arriveranno altre English lessons. E poi grazie veramente di nuovo, non mi ricordo se l'ho già detto perché è la seconda volta che registro questo video, ma ringrazio tutte voi che mi avete lasciato un sacco di commenti super positivi e di sostegno sotto il video Get Ready With Me, dove parlo appunto di questo cambiamento che vorrei dare al mio canale, perché vorrei trasmettere qualcosa di più che va al di là di mostrare appunto vestiti o trucchi e make up. Quindi grazie, 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 io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!